Buongiorno, sono tornato. Allora, buongiorno, benvenuti, bentornati. Chi sono io? Io sono Pixel, per chi non mi conoscesse dopo tutti questi mesi di mia assenza. Che cosa è successo? Allora, innanzitutto vi voglio avvisare che i video stiamo tornando con tantissime nuove novità. Ma con calma, oggi ho un video dove vi racconto tutto quello che è successo, tutte le novità, così per aggiornarvi un po'. Prima di tutto, che fine ho fatto? Perché Pixel è sparito da YouTube? Perché? Allora, prima di tutto vi voglio dire che non sono morto, non è successo nessuna di queste cose catastrofiche o robe varie, cose che mi hanno scritto nei commenti, in mail privati, dicendomi ma lasci YouTube, perché non fai più video? E io ero tipo, raga, con calma torno. Lasciate i miei tempi, non mi mettete ansia. Allora, prima di tutto vi voglio dire che gli ultimi video che avete visto su 98 megapixel sono stati registrati a settembre 2019. Ok? Da lì in poi c'è stato un periodo nel quale non avevo voglia di registrare video. O meglio, ci ho provato per cercare di mantenere la programmazione. Ma la risultante è stata che vi portavo contenuti, o perlomeno registravo contenuti, a mio parere orribili. Non avevo lo sprint, non avevo la mia carica solita, e quindi ho pensato, che senso ha portarvi video se io sono il primo che non me li guarderei perché sono brutti? Capite anche voi che ha poco senso. Quindi ho preferito lasciare stare. Ho detto, carichiamo tutti i video che avevo già in programmazione su YouTube, li lasciamogli ad andare per i fatti loro, e poi dopo noi torniamo a fare video quando ce la sentiamo. Magari con l'anno nuovo, con questo 2020 che ha iniziato già da un po', e si torna. Ok. In più, c'è stato da aggiungere che da fine novembre fino alla settimana scorsa, quindi fino alla scorsa settimana di febbraio, cioè la prima di febbraio, sono stato letteralmente nella sessione invernale, completamente immerso, nel vero senso della parola, nel senso che avevo i libri che mi arrivavano sopra la testa da quanto c'era da studiare, e ero veramente molto molto stanco, e ho studiato veramente un sacco, e quindi non avevo tempo. Quindi per quello adesso c'è stato un periodo di vuoto sul canale 98 megapixel, ma questo periodo di vuoto è ufficialmente terminato e si tornerà con i video. Programmazione regolare, i video usciranno tutti i giovedì alle 14. Ho deciso di cambiare giorno dal mercoledì al giovedì per il semplice fatto che è un giorno più comodo per me, in quanto si incastra meglio con le lezioni. Alle 14 riesco a essere ancora a casa prima di andare a lezione e quindi a seguire meglio la pubblicazione e magari rispondervi subito ai commenti, quindi per maggiore interazione anche con voi pubblico, senza dovervi farvi aspettare ore e ore perché tornassi dalle lezioni e robe così. E quindi nulla, quindi nuovo giorno di pubblicazione, ve ne farete una ragione, vi abituerete in fretta, ne sono sicuro. E poi, altre novità, ci sono un sacco di novità ragazzi. Prima di tutto abbiamo un nuovo logo, ve lo metto qua. In più ho cambiato la copertina, ho deciso che il classico azzurro, rosa, sfumatino, tutto fumoso non mi rappresentava più. E visto che ho iniziato a disegnare con Illustrator ho scoperto un nuovo stile che mi piace molto, che è quello poligonale. E non so se si possa chiamare così, io lo chiamo così. E ci ho messo tutti i colori che mi piacciono e che voglio che diventino ufficialmente i colori del canale, quindi l'azzurro, il grigio, il viola e il nero. E quindi questa è la nostra nuova copertina. Spero vi piaccia. Non è nulla di che, me ne rendo conto, però a me piace molto. Infatti ci ho fatto anche il desktop della mia postazione, con questo stile un po' così. Altre novità, da settembre ho iniziato a fare live su Twitch. Se non mi seguite anche lì, il mio canale Twitch è 98 megapixel. Ovviamente, cioè, la creatività, no, 98 megapixel ovunque, ragazzi. Fatevi una ragione. E che succede su 98 megapixel Twitch? Allora, faccio live 3 volte a settimana, minimo, e dalle 21. I giorni li trovate segnati lì anche perché possono variare. In genere comunque sono il martedì, il mercoledì e il venerdì. È strano fare Twitch, vi spiego un po'. A settembre, quando sono stato molto spronato da dei miei amici a iniziare a fare le live, e non mi ci trovavo per nulla. Ero veramente un pesce fuor d'acqua e probabilmente ero anche molto impacciato. Col tempo però
ho iniziato ad avere pubblico, ho iniziato ad avere gente che mi seguiva, che commentava le live e addirittura se saltavo una live mi chiedeva come mai quel giorno non stavo facendo una live. E quindi ho deciso di iniziare a essere un pochino più preciso, un pochino più professionale. Ho aggiornato lo studio, quindi tra parentesi presto vedrete un room tour nuovo. Quello vecchio è stato eliminato perché era stato montato con Camtasia, che programma fantastico, per l'amor del cielo. Ma mi saturava la RAM e sostanzialmente me l'aveva esportato in 480. Me l'aveva esportato in 480 e io filmo in 2K. Vedere un filmato cappato a 480 era veramente una pugnalata. Quindi ho detto, eliminiamolo, ne facciamo uno nuovo quando facciamo la camera nuova. E visto che adesso la camera è stata fatta nuova, possiamo rifare un nuovo room tour finalmente. Ok. E ho aggiornato la postazione, ho iniziato a imparare a usare Streamlabs OBS, che tra parentesi è il programma che sto usando, infatti ho potuto mettere questa simpatica cornicetta che voi vedete ai lati, che è molto molto carina, o perlomeno a me piace molto. E ci sono un sacco di novità, quindi io vi invito a seguirmi anche lì su Twitch. Anche perché, come vi dicevo, ho iniziato ad avere pubblico, verso l'inizio di dicembre ho raggiunto i 50 iscritti, il che significa affiliazione Twitch. Il che significa iniziare a guadagnare su Twitch. E quindi diciamo che è stato un bel incentivo a continuare a migliorarsi. Fra parentesi, invito tutti coloro che volessero per caso supportarmi perché vi piaccio, perché vi sto simpatico o perché vi piace quello che faccio su YouTube e su Twitch a iscrivervi e abbonarvi al canale Twitch. E vi ricordo a tutti coloro che hanno il Prime, Amazon Prime, che avete sostanzialmente un abbonamento a un canale Twitch una volta al mese, gratuito. Quindi voi non spendete nulla, ma date una mano a me. Quindi se vi va di supportarmi, a me fa piacere. Altre novità. Ho aperto una pagina Facebook di 98 megapixel, se vi va di seguirmi. E la pagina Instagram di 98 megapixel trattino basso official ha avuto dei grossi cambiamenti e aggiornamenti, a mio parere molto positivi. Ho iniziato a fare delle copertine veramente molto molto carine e molto ben fatte. Altra novità grossa, ho aperto anche un canale Telegram, quante cose che ho aperto in questo periodo, che si chiama 98 megapixel, tutto scritto in lettere. Mi rendo conto che è una boiata assurda il fatto che sia scritto 98 in lettere, ma Telegram quando lo dovevo creare la pagina non mi faceva inserire i numeri, diceva numeri non accettati, quindi metti le lettere. E quindi 98, che volete che vi dica? Anche lì tendo ad aggiornarvi, più che altro avrete le notifiche in diretta di quando escono i video, di quando escono le live, di che live ci sarà in giornata, perché lì appunto faccio gli aggiornamenti e soprattutto lì faccio anche tipo i sondaggi per scegliere che video farvi uscire oppure che gioco portare in live o magari l'argomento da trattare. Quindi se volete seguirmi per avere un pochino più di interazione anche con me, lì trovate tutto. Ok. Ora, cosa che penso possa interessare ai più. Che cosa succederà invece a 98 megapixel canale YouTube? Ho video già programmati fino a metà aprile. Video invece in programmazione, quindi da registrare, fino a maggio. Quindi, fino a metà aprile i video usciranno tutti i giovedì alle 14 e sono già lì. Sono già lì sul canale, devono essere soltanto pubblicati. E lì ci penserà YouTube a pubblicarmeli con calma. Per quanto invece riguarda maggio e oltre, dobbiamo vedere. Anche perché da maggio siamo già in sessione estiva, quindi maggio, giugno, luglio e poi settembre ho gli esami. E ovviamente lì YouTube, in quanto montaggio video e tutto il resto, va un attimo a parte, in base ai miei tempi. Per quanto invece riguarda che tipo di video usciranno qua su YouTube. Allora, durante le vacanze natalizie ho fatto un viaggio molto molto bello, e quindi vi porterò un altro Pixel Travel Vlog, molto molto carino e molto molto figo. Già montato, già pronto, devo soltanto uscire. Sarà composto da 3 video e li vedrete scaglionati nelle varie giornate. In più, alternato al Pixel Travel Vlog, inizieranno a uscire anche i best moment delle live su Twitch di 98 megapixel. Ok, mi rendo conto che è un po' banalino perché lo fanno tutti, ma proprio perché lo fanno tutti mi sto rendendo conto di quanto possa essere interessante come video. E ne ho già montati un bel po' di live particolari. Ovvio, le live un pochino più banalotte, quelle dove non succede nulla di che, non ve le monto perché sarebbero inutili. Le live invece un pochino più interessanti, oppure i giochi che gioco interamente su Twitch e che comunque succedono cose belle, quelli lì ve li porto.
Altre cose che potrebbero succedere, ma è tutto molto possibilità, non è ancora nulla di chiaro e assicurato. Mi è stato richiesto su Instagram, 98 megapixel trattino basso official, per mail 98megapixel@gmail.com e sugli altri social vari, anche sui profili privati, che è meglio non usare, specifico, meglio non usare, ma se volete, vabbè. E di fare video un pochino più alternativi, tipo video di cucina, dove vi porto io che cucino cose, video dove faccio esperimenti, robe varie. Vediamo, nel senso, sono un po' complicati per me da registrare, perché appunto devo spostare l'attrezzatura da camera mia in cucina. Ma non vi dico di no, nel senso, potrebbe succedere, come no, quindi aspettatevi altre grandi cose, perché mi hanno dato degli spunti, delle idee che io quando le ho sentite ho detto, figo, non ci avevo pensato, ma figo, e quindi nulla, aspettatevi grandi cose. Bene. Io vi ringrazio ancora per essere stati con me in questo nuovo video di apertura del canale. Vi ringrazio se mi state ancora seguendo dopo tutto questo periodo di inattività. Vi ricordo di seguirmi su Instagram 98megapixel-official, canale Telegram 98megapixel, pagina Facebook 98megapixel, canale Twitch 98megapixel e anche qua su YouTube. Iscrivetevi e io vi aspetto. Detto questo, io vi auguro una buona giornata. E vi ricordo che il prossimo video uscirà giovedì prossimo alle 14 e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!